telefono subito. Ciao a tutti ragazzi, buonasera, buonasera. Siamo qua a Massa Lombarda, ragazzi. Seratina dei single dopo Pasqua. Ciao a tutti. Vai e viene, vediamo un pochino. Vieni a tenere la diretta, grazie. Ecco qua, bene, bene. Vai. Piano. Sì. Oh, ragazzi, ragazzi. Buonasera a tutti. Facciamoci un applauso. Un applauso, buonasera. Io mi chiamo Celestino e questa sera ho l'onore di avere un omonimo qui con me che si chiama come me. Dovremmo fare il raduno, vero? Veramente. Viene da Roma, pensate, che non può. Ok, benissimo, benissimo. Buonasera a tutti, benvenuti. Manca ancora un po' di gente. Qualcuno mi dice che è trovato in autostrada. Qualcuno mi odierà, non lo so. Eccoci, siamo qua. Allora, siamo qua per mangiare e fino a qui ci siamo. Come dico soprattutto sempre io, noi siamo qua per sviluppare emozioni. Emozioni. Noi siamo qua per risvegliare le farfalle nello stomaco. Quella sensazione che si sente qualche volta. Bene, noi siamo qua per questo. A risvegliare le farfalle dello stomaco. Qui abbiamo un uomo dalle Marche, anche bene, benissimo. Allora, voi non dovete flirtare necessariamente e solo con la persona che avete davanti in giro. Dovete guardarvi attorno. Quando vedete un uomo con carte e penna, e scrivere un messaggino con quello che riesce dal cuore. Fuori scrivete a chi lo dobbiamo portare, il numero della persona a cui dobbiamo portare. Dentro scrivete il vostro numero, perché riuscite a firmarvi mantenendo un certo anonimato, perché la sera il numero va restituito. Domani sera siamo a Milano, siamo 180, il numero di voi. C'è poca conoscenza. Qualcuno, vabbè, vai, che viene, te devo dire. Vai, qualcuno ha già iniziato a scrivere, teniamoci quello che c'è per adesso, poi dopo vediamo. Volevo vedere se riuscivo a consegnare un messaggio prima che un messaggio per la numero 11. Chi è questa donna fortunata? No? Colpo Capperi, consegniamo questo messaggio velocemente. E poi vi facciamo mangiare. Ciao, come ti chiami? Daniela. Daniela, da dove vieni? Da Napoli. Da Napoli, wow, c'eravamo 15 giorni fa. Cosa fai di bello nella vita? Cosa? Amore, perché chi non lavora non fa amore, certo. E come vorresti il bambinello tu? No, l'uomo, cioè a parte quello, insomma, vabbè. Naturale. Un oggetto, un aggettivo. Lo devo prima vedere. Grazie, grazie. Dai, buon appetito ragazzi, adesso mangiamo qui chi vi vedrà. Quasi abbiamo Ferrara, Bologna. No, arriva qualcuno in strada. Allora, vediamo un po', adesso vediamo.
Te lo dico dopo, non lo posso dire. Vado a aprire. Paola, ascolta amore, tu hai compiuto gli anni in un mese? Guarda, sei portato un po'. No, ma è un pensiero, vado da questo album, porta, lavoroni, mi sono imbarazzo. No, no, giuro di non esserci stata. Guarda, non mi hanno iniziato la testa. Sì, dai. Cioè, è proprio un per dire, grazie lavoroni. Una lì, qua ragazze, ce n'è solo uno laggiù. Thank you.
No, no, cambia che sei da una signora, la signora cambia. O no? Everybody, yes, voilà, buonasera, questa bella signora, mezza romagnola, mezza romana forse, vabbè, comunque, esatto, esatto, adottata, esatto, bene, bene. Non c'è niente. Io sto 4G pieno. Allora, noi quatti quatti, si è richiuso. Allora, abbiamo un messaggio per la Va, 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 adesso è partito. Gigliola, Gigliola, viene da Bologna. Allora, io vorrei sapere, ragazzi, quante persone abbiamo di Bologna. Tanto a mano che è di Bologna, per me qua c'è tutto Bologna. Vabbè, Gigliola, cosa fai nella vita? Bravissimo, l'operaio è meccanico, fantastico, ragazzi. Sarei capace di piegare un ferro, sei capace di piegare un uomo. Quello che ha
io ti congelo questo messaggio e speriamo veramente che questo messaggio cambi la tua vita. Che emozione. La senti un po'? Però è abbastanza emozionata. Sì, complimenti. Ma una donna emozionata non gli piace le emozioni, insomma. Le emozioni sono quella cosa. Grazie al cameraman, ecco qua, tu della testa ce n'hai, sembra, quindi insomma, va bene, vediamo, dai, speriamo, che te devo dire. Allora, bene, 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 andiamo avanti, un altro messaggio, un maschio, il numero 121, ragazzi, chi è il 121? 121. Ah, eccolo qua, benissimo, bene, bene, bene. Ciao, come ti chiami tu? Maurizio. Maurizio, da dove vieni? Da Mantova. Da Mantova, wow, perfetto. E cosa fai di bello nella vita? Definisce essere libera e spensierata. Perfetto, alla grande, alla grande. E come ti chiami tu? Ma manda proprio giù tranquilla, un sorso di birra. Manuela, perfetto. E tu ti senti libera e spensierata? Da dove vieni? Da Bologna. Cosa fai di bello nella vita? Ah, puoi dirlo, eh? Anche se hai un'impresa funebre, dillo, dillo. Non c'è problema. Il contrario, ha un'agenzia di matrimoni, una wedding planner, un'ostetrica. Qual è il contrario dell'agenzia funebre? Un'impresa di termidraulica. Abbiamo una titolare di impresa termidraulica e un'idraulica. Hai bisogno di dipendenti tu? No. Anzi, se ne vuol liberare. Tu invece hai bisogno di dipendenti, no? A lui fa il dipendente. Ma lei ti paga di più, eh? Lo pagheresti un idraulico così? Neanche gratis, ha detto. Vabbè. No. Quanti? Quanti anni di attività hai? 35. Dai, forse questo il tubo lo capisce, dai. Vabbè, speriamo. Vabbè. Vediamo, speriamo che quello che t'ha scritto, speriamo che non sia un idraulico anche questo, cosa devo dire? Beh, ma qual è il problema? Se vuoi star qua non c'è nessun problema. Bene, bene. No, 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 no. Come si chiama questa signora qui? Ciao, tu come ti chiami? Ambra. Da dove vieni, Ambra? Sì, portagli la roba, portagli la roba. Viene da Ferrara, cosa fai di bello nella vita? Un'infermiera di Ferrara, fantastico. Come vorresti l'uomo ideale tu? Deve conoscerlo e deve scattare qualcosa, giusto? Vabbè, speriamo, dai. Vedrai che scatterà, stasera lo sento. Bene, prego. Ok, vai. Ah, parla solo con voi, per forza mi fa scappare gli uomini. Com'è la boy non giuda? Allora, vediamo se ne abbiamo un altro, però adesso. Volevo capire se questi uomini sono così romantici. Andrea, vieni qua un attimo, tieni questo, dai. 2 minuti, dai. Tieni qua un attimo, dai. Sì. E spostami questo tavolo. Sì. Via. Allora, sì. Vogliamo capire, ragazzi, se abbiamo uomini così romantici che facciano ballare un po' queste bellissime donne che abbiamo stasera. Abbiamo veramente tante donne stasera. Siate romantici. Celestino, posso inquadrare tutte? Posso inquadrare tutte sì, oggi? Non ho avuto okay, grande Paola. Allora, vediamo un po'. Mm.
complimenti. Questa è proprio in pista, per forza. Andiamo con romanticismo. Te lo dico sotto voce, amore, come no, questa è diretta. Con nessuna piedi qui secondo. E se hai bisogno e non mi trovi, cercami in un sogno a te. Quella che non chiedo mai, che non se la prende se poi non l'ascolto. E... Adesso si mangia, ok? Là. Bene, accendiamo un po'. Perfetto. Bene. Napoli buffa la vacuaco. Foto. Benissimo. Bene, 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 bene. Buon appetito, guardate qua che pizza. Un bel sorriso, ragazzi. Vai. Oh. Che sarà? Sì. Buon appetito, ragazzi. Ogni volta che viene il giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino, che mi sembra di averti vicino, ogni volta che mi guardo intorno, ogni volta che me ne accorgo, ogni volta che viene giorno, ogni volta che mi sveglio, ogni volta che mi sbaglio, ogni volta che sono sicuro, ogni volta che mi sento solo, ogni volta che mi viene in mente qualche cosa che non c'entra niente, ogni volta. Ehi! E ogni volta che non scupa per me, ogni volta che non c'è, proprio quando la stavo cercando, ogni volta quando, olà, ogni volta viene sera, ehi, la paura.
visto queste belle donne qua. Benissimo. Voilà, piatti a gogo. Buon appetito. Volta che rimango con la testa fra le mani e rimango. La foto. Paola, vieni a fare la foto al piatto. Qua, qua. Sì, non ho mai. Vai la. Buon appetito! Fotografo un po' di...